Possiamo dire che l'avete vinta due volte, uno perché siete partiti fortissimo, avete segnato oltre 40 punti nel primo quarto, poi siete riusciti a vincerla la seconda volta quando l'Aquila è tornata a meno 7. Sì, l'Aquila comunque non molla mai, loro lo sapevano anche alla partita di andata dove hanno perso alla fine stando avanti tutta la partita. Partiti benissimo, abbiamo indirizzato la partita, loro sono tornati, noi secondo me siamo un po' calati anche fisicamente, eravamo un po' cotti. Però siamo stati bravi poi a star lì a difendere, che è la nostra caratteristica principale, che oggi abbiamo un po' tralasciato. Però siamo stati bravi a rivincere la seconda volta, non era facile. Il comune denominatore è stato Federico Lestini, ne ha segnati 37 alla fine. Sì, speriamo che ci siano giornate così più spesso. Oggi mi sentivo molto bene, da quando sono entrati i primi tiri posso fare delle strisce così, diciamo oggi fisicamente stavo bene, speriamo di star così a lungo. Qual è il segreto di questa squadra? Il segreto di questa squadra è innanzitutto è molto preparata, se ci alleniamo bene, curiamo i dettagli, quasi come una squadra di Serie A. E poi secondo me è una squadra con tanto talento, magari forse troppo per la categoria, quindi ogni tanto ci perdiamo in tiri affrettati e queste cose qui, però ha talento e personalità perché anche i giovani sono molto bravi. Intanto un turno dalla fine della regular season, primi in classifica. Sì, bellissimo, adesso dobbiamo vincere a Mociano, che sono le classiche partite trappola, perché puoi andarci con la testa sbagliata, quindi dobbiamo stare lì e vincere anche sabato e poi siamo primi e vediamo come va avanti. Chi meglio di te poi può dire ai compagni di squadra che avversario sarà Mociano? Sì, sicuramente Mociano è cambiata, adesso hanno inserito 2-3 giocatori, hanno vinto con Lanciano l'altra volta inaspettatamente in casa, comunque sono squadre da sottovalutare, talento ne hanno, quindi bisogna andare lì con la testa giusta e difendere.